Corso ANITEL, la tecnologia applicata alla didattica per competenze. Sono Laura Antichi e presento il modulo 3, il modulo 5, il modulo 8 per la formazione Cosenza e Catanzaro 2016. Molto semplicemente Eric Berne dice: vincitore è l'individuo che riesce in ciò che dice di avere intenzione di fare. Perdente colui che non riesce a realizzare ciò che mostra di voler fare. In didattica, al primo step si curano le interazioni di fare, nel modulo 3, predisponendo ambienti e le piattaforme. Secondo step, si forniscono gli strumenti per fare, nel modulo 5, usando audio e video interattivi. Terzo step, si verificano i risultati della valutazione formativa nel modulo 8, servendosi di strumenti e di strategie di valutazione. Ogni step didattico è situato in variabili ecologiche, valoriali, sociali, motivazionali, strumentali, orientato da attese, le competenze richieste. Calato in un contesto di previsione, valutare se il soggetto riesce a fare quello che vuole raggiungere nelle richieste di un contesto. I tre moduli, modulo 3 piattaforma, modulo 5 podcast e video interattivi, modulo 8 strumenti di valutazione, il modulo 3 fornire ambienti di convergenza per praticare variabili. Modulo 5, raggiungere competenze usando strumenti. Modulo 8, verificare se il soggetto riesce a fare quello che vuole raggiungere nelle richieste, come dicevamo, di un contesto. Il modulo 3, le piattaforme. Piattaforme e didattiche efficaci sono motivanti. Quando sono estensioni della classe in presenza, devono essere free, sono efficaci quando garantiscono sicurezza e privacy, quando sono social, quando offrono feedback, quando rendono disponibili librerie, quando forniscono lo scambio dei materiali, quando sono portfolios, quando hanno un calendario, quando danno accesso a software edu di terze parti. Quando permettono il lavoro di gruppo, quando permettono accesso ai genitori, quando garantiscono didattica individualizzata di recupero, sostegno e potenziamento. Il modulo 5, audio video interattivi in didattica, favoriscono l'interesse, l'aura, la motivazione. Sono ridondanze sotto controllo, supportano feedback e repliche, accedono a dominio simbolico, realtà aumentata, generano interesse, si prestano a valutare, prevedono azioni da parte di chi le produce, da parte di chi li fruisce, la loro costruzione sviluppa operazioni mentali, calcolo, progressione, conseguenza. Sequenzialità, analisi, sintesi, riferimenti, logica. Contengono annotazioni, quiz, domande, riflessioni, sono metariflessione, danno voce e presenza alla materia e al ragionamento, sono narrazioni, generano significati nuovi, sono linguaggi complessi, creano inclusione. Sono sociali, potenziano le idee e la creatività, aiutano i processi attraverso la pause, regolazioni, controlli, supervisione, sono per la distribuzione e condivisione sociale. Il modulo 8, rubriche valutative e quiz. Quindi si tratta di assessment. Ci si riferisce alle competenze europee, al quadro nazionale, si osserva il processo di sviluppo delle competenze, si programma una didattica per competenze volta al miglioramento e allo sviluppo di opportunità, si valuta come
con valutazione autentica per competenze, valuta il fare e il produrre, è individuale, sociale, usa peer review. Creare rubriche a livelli dopo aver definito dimensioni, criteri e indicazioni. Permette di capire motivazioni ed impegni, tiene sotto controllo gli apprendimenti, usa strumenti di valutazione, test, quiz, schede di monitoraggio, verifica il grado di prestazione, facilita l'apprendimento ed elimina le false concezioni. Approfondimento didattico per competenze. La didattica per competenze richiede un docente come scaffolding e stimolatore. Si ispira alle competenze chiave europee, si basa sullo sviluppo di cittadinanza attiva, inserimento professionale, utilizzo di risorse personali che sono motivazionali, attribuzionali, metacognitive, sociali, emotive. Definisce le condizioni della competenza come risorse cognitive, euristiche, controllo strategico, valori. Sviluppa pensiero critico, autonomia e responsabilità. Si fonda su didattica laboratoriale e operatorietà. La didattica per competenza è un allenamento ad utilizzare conoscenze, abilità, capacità personali con l'obiettivo di saper fare, trovare e porre problemi, problem finding e posing, risolvere problemi, problem solving, trovare soluzioni nuove, trasferire conoscenze. Questo è l'avvio della nostra attività nel corso. Buona giornata.